Vi presentiamo Rallying Cubes ABC, un gioco prodotto da Creativamente che rientra nella proposta Italiano per Tutti. Il gioco, come tutti i rolling, è costituito da 13 dadi, sulle cui facce sono presenti le lettere. I dadi sono raggruppati appunto in base ai loro colori, quindi abbiamo in rosso le vocali, le consonanti sono verdi, blu e arancioni. Sul dado celeste sono presenti le consonanti difficili da usare come la Q, la Z e la H. Sul dado fucsia sono presenti invece le lettere straniere. Oltre ad essere presenti delle lettere, sono presenti anche dei simboli come l'uguale e il diverso. L'uguale serve per poter riutilizzare una lettera già presente sulle altre facce dei dadi, il diverso per utilizzare una lettera non presente sulle facce dei dadi. Vi presentiamo ora alcune attività. Siamo partiti dalla modalità di gioco Fiumi di parole e con i bambini abbiamo trovato tutte le parole che riusciamo a trovare legate al tema Iliade, quindi fiumi di parole monotematiche. Dopodiché le parole sono state raggruppate in base alle loro categorie, quindi nomi, verbi e aggettivi qualificativi. È bello notare come con 13 facce di dadi siano usciti ben 64 parole. Ne sarebbero uscite molte altre, però per questioni di tempo abbiamo segnalato solo queste 64. L'attività successiva è stata relativa alla scrittura creativa, quindi abbiamo diviso in aggettivi, nomi e verbi e abbiamo scelto 10 nomi, 5 verbi e 2 aggettivi per realizzare un piccolo testo. Il tema del testo era Fuga dalla guerra di Troia, quindi un personaggio che scappava dalla guerra di Troia, così come ha fatto Ulisse. E poi diverse peripezie lo accompagnavano in questo viaggio. Sempre lavorando sulla modalità fiumi di parole, si può sperimentare anche una produzione di un testo in poesia, come è stato fatto in questo caso. Con lo stesso lancio di dadi si è lavorato su episodi riguardanti l'incontro di Ulisse con i vari personaggi dell'Odissea. In questo caso Ulisse incontra Circe. È stato prodotto un testo in poesia in rima baciata, in questo caso sono stati fatti 10 versi e tutte le parole che vedete colorate sia con i dadi che semplicemente con il colore delle lettere sono state tutte realizzate con il lancio dei 13 dadi, quindi 28 parole con 13 dadi. La difficoltà in questo caso è stata quella di riuscire ad andare a realizzare delle parole che potessero generare anche un prodotto in rima. Ci si è soffermati poi su quegli aspetti che sono tipici di un prodotto tipico del poema epico, ovvero figure retoriche, epiteti, strutture formulari, allitterazioni. E in questo caso, come potete vedere, è stato realizzato una furbo re di Itaca per ben 3 volte all'interno dello stesso testo poetico, proprio per riprendere quella caratteristica tipica dell'apparato formulare che è nota di Omero. E poi si è andati a giocare sull'aggettivo furbo per indicare una caratteristica di Ulisse, il cui nome purtroppo non poteva essere generato con il lancio dei 13 dadi. E quindi, si può notare come il Rolling ABC possa far sperimentare ai ragazzi una grande creatività e soprattutto un tentativo di andare anche a trovare parole e un lessico meno noto o meno conosciuto. Anche il termine Mercurio, il nome Mercurio non poteva essere realizzato, infatti anche lì hanno utilizzato un epiteto tipico del dio, cioè dio alato. Circe cerca, è un'interessante allitterazione, quindi si può sottolineare come la caratteristica del suono C sia molto dura e quindi anche l'idea dell'ostilità di Circe nei confronti di Ulisse e dei suoi compagni. Volevamo farvi notare anche come su questo lancio di 13 dadi sia stata realizzata una parola molto lunga, cioè pericolosa, 10 lettere. Un'altra modalità di gioco che si può sperimentare con il Rolling ABC è ad esempio l'Edipo fotografico. Far sperimentare ai ragazzi un'esperienza fotografica, uno scatto fotografico e poi la realizzazione di un testo, in questo caso di soli 2 versi, un distico in rima baciata, che aveva al proprio interno diverse difficoltà.
non solo la rima baciata, menti, tormenti, ma anche, visto, vedete con i dadi, un gioco di parole. Menti, tormenti è in effetti un gioco linguistico di aggiunta, viene aggiunta nella parte iniziale la sillaba tor. Si è lavorato in questo caso sulle divisioni in sillabe, sulla sinalefe, tutta una serie di caratteristiche tipiche della poesia. Quindi il Rolling ABC si presta a diverse possibili modalità di gioco.